Ciao a tutti ragazzi, dall'altra parte computers e dall'uomo senza nome qui al mio fianco, che ormai non si conosce più. Sì, sono sconosciuto. Ok. Come dicono in America, Gindo. Da Renny, al solito, il nostro amicone. Cosa facciamo oggi ragazzi? Oggi porteremo la prima build. No, veramente sarebbe il mostro, non è una build, è fatto diciamo, vedere così. Diciamo come... che sarebbe sì, è la prima build, perché arriverà prima a questo video del mio PC, diciamo. Quali sono le componentistiche di questa build? Ce le dirà tutte Renny. Iniziando dalla scheda madre abbiamo una Mini TX B560. Scusate, è un po' plastific, c'era sì, la plastica, purtroppo l'abbiamo presa e c'era la plastica esatto. È rimasta scusi. Mm-hmm. Poi andremo a montare su un processore Intel Core i7 di 10ª generazione, 10700. Poi andremo a montarci su un terabyte di SSD M2 della Crucial. 16 GB di RAM della Vengeance Corsair 3200 MHz, classico 2x8, esatto. E poi la una scheda video la che scheda è stata video. Recensita, però marca diversa, che abbiamo la Gigabyte 350. Ecco, diciamo che è una build abbastanza tranquilla, easy. Non è una build estremamente potente, però è ottima. Però da come si capisce comunque anche dalla scheda madre andremo a fare un mini tease. Esatto. E la scheda video invece l'andremo a mettere a confronto con un'altra vecchia nostra conoscenza che è la Zotac 3050, quindi finalmente faremo una comparativa di due schede video con lo stesso processore ma di marca differente. Siamo molto curiosi di esatto. Quale delle due la spunterà. La B560, perché questa scheda madre? Allora, uno perché comunque è già Windows 11 Ready, quindi potete anche mettere la nostra Windows 11, questo è classico, ma soprattutto perché essendo una Mini TX l'ho scelta per i grossi dissipatori. Ci sarà una novità, diciamolo così, che avete già scoperto qualche video fa. Non saremo noi due a montare questa build, diciamo così, sarà un'altra persona. Noi faremo i vecchiati di turno, sapete quei vecchiati che stanno, diciamo, lungo i cantieri, quelli che guardano e fanno i loro commenti. Quello è il nostro lavoro, faremo i commenti. Comunque è fatto male. Quella pasta è messa un po' troppo poca. Parliamo anche questo, va bene. Ok ragazzi, spostiamoci. E lasciamo il bancone a chi di dovere, a chi dovrà fare il montaggio della bici. Esatto. A dopo. Pure. Ok Cristina, sta sballando che cosa Cristina? Allora, la Cristina sta sballando in questo momento la scatola della B560 Mini TX della ASUS ROG Strix. Con delicatezza. Questo è ottimo, perché è ottimo, incredibile, la prima volta che lo vedo. Per pettinarsi. No, è lo sdoppiatore USB, perché la scheda madre probabilmente avrà soltanto un connettore USB, dato che non è. No, vabbè, ma facciamo. È lì accanto all'alimentatore. E poi abbiamo qua... portachiavi. Sballa adesso il processore. Avvicina di nuovo il processore. Danni, apriamo poi il socket. Vedi quel braccettino che fa gomito? Brava. Allora, devi premi e muovilo verso l'esterno. Ok, alzalo tutto. Bravissimo. Alza, continua. Okay, adesso alza ora quello che si alza. Col dito. La linguetta davanti, alzala. Bravissimo. Vai, continua. Vai. Ok. Adesso, in questo punto, apriamo il processore e andiamo a inserirlo all'interno. Vedi che ci sono due forellini? Sono le guide per inserire il processore. Quindi, se fai caso, una e due. Prendi il processore dove ci sono le due guide, vedi? Lo devi infilare, quindi track, lo tieni così. Applicato. Vai, brava. E la lasci cadere. Bravissima. Ora, brava. Vai, chiudila. Chiudi, no, tira sulla levetta. Ok, brava. Vai. Ora tira giù la levetta. E fai pressione e rimettila come era prima. Non ti preoccupare, va bene. Vai, vai. No, esterno. Bravissima. Brava la Cristina. Vai, adesso l'M2. Prendi il Crucial. Ok, dov'è il trapanino? Guarda se la punta è giusta. Sì. Brava Cristina. Ok, sì. Adesso la Cristina fantastica andrà a togliere le viti. Ok, vai. Sì. Ok, bravissima Cristina. Bravissima. Solo quello, cosa mi prendi? Questo qui giralo.
e togli qua la plastichina. Cerchiamo di tenere il bancone pronto. Bravissima. Lo vedi dove è l'ingresso? Sì. Ok, ok. Tu devi infilarlo in questa maniera e poi schiacciarlo. Ok, buono, è entrato. Vai, appoggialo. Vai, premi con un dito e gira gira quella lì. Eccola, ti voglio vedere, pensa che ci sia. Bravissima. Vai. E poi vai con l'altra. Basta che l'appoggi così. Buona, vai. Vai, a vita. Buona vita. Vai con le RAM. Con le RAM. Bravissima. Adesso la Cristina andrà a montare su le Vengeance che save di Diova 4. Tanto tagliamo tanta. No, vabbè, ovvio. Ma va. Vai. Posso prenderle, vero? Sì, 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 sì. Okay. Tenta i pin soltanto. Brava. Ok. Prima. Brava. Giusto? Esatto. Se non si abbassano di lì, si abbassano solo su. Ma si spinge o si chiude? Si spinge, si spinge. Però sono solo in alto. Bravissimo, ok. Vai. Di qua? Guarda l'intaglio. Bravissima. Ma c'è di più. Oh là. Bravissimo. Grande Cri. Ed eccoci qua ragazzi, terminata la build. E anche da un bel po', c'è da dire. Come avete visto è stata fatta per metà da una signorina e per metà dal nostro caro Renny. La signorina, che è la nostra collaboratrice Cristina, un po' timidina, diciamo. L'avete per già adesso... sentita anche in qualche video la sua voce? Ecco, sì. Per adesso abbiamo visto le sue bellissime unghie, chissà, magari un domani vedremo anche il resto. No! Detto questo, la build interessante, un micro ATX. Allora, c'è da dire solo una cosa, io avrei da dire una cosa. Sì. Le mini TX, scusa, non è la micro. Allora, le mini TX sì, sono belle, se fatte bene sono veramente belle. Perché hanno fatta bene? No, sì, l'ho fatta bene. Allora. C'è da dire ragazzi, sempre per un problema di surriscaldamento delle mini TX, cioè... Lo consiglio, sì, magari per un PC messo in soggiorno, un po' bellino, sì, perché alla fine carino. Sono di estetica, occupano poco. Però sappiate che di solito il Mini TX, essendo così compatto, non avendo tutto il cablaggio che va a occupare tutto lo spazio del case, di solito fa fatica, diciamo. Per questo si fa un IO come minimo, non si può usare un aria. C'è la possibilità di usare anche l'aria, però è consigliato l'IO, perché comunque sia la dissipazione. Che è quello che abbiamo fatto a fine in questo computer. Bravissimo. Quindi, se volete sempre qualche informazione, sempre sotto nei commenti potete chiederci qualsiasi cosa. Ci sono altri case anche un po' più carini, magari più colorati. Si può scegliere, si può fare qualsiasi build.
Però ricordatevi questo, soprattutto se è indispensabile, secondo esatto. Il mio parere. Poi c'è la gente, c'è gente che ha la fissa per i Minitix, niente da dire, va benissimo. Detto questo, speriamo che la nostra Cristina ritornerà a fare qualche altra build, magari dalle unghie cominciamo a vedere qualche pezzo di braccio. Che dirvi, vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi, ciao. Da Nata, da Renny.